18 e 19 novembre 2017 le manifestazioni conclusive del premio giornalistico nazionale dedicato alla memoria di Maria Grazia Cutuli. Il premio, giunto alla sua 16ª edizione, è promosso dal Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi, alla cui presidenza il commendator Rosa Nicoletta Tomasone. Per la prima volta questo premio è dedicato a Maria Grazia Cutuli, giornalista morta in Afghanistan nel 2001, il 19 novembre. Ed è anche la prima volta che questo premio è diventato itinerante, vale a dire esce dalle mura di San Severo e si porta, ecco, sulle vie del Gargano, dei santuari del Gargano e sulle vie europee di Carlo V, itinerario culturale del Consiglio d'Europa, di cui io sono vicepresidente europea, ed è un itinerario riconosciuto dal Consiglio appunto d'Europa. Pertanto la visibilità di questo premio quest'anno è molto amplificata, perché va in onda in 10 stati europei, nel Nord Africa, nei paesi del Maghreb e nell'America centrale, per promuovere anche il territorio. Questo anche per rispettare gli obiettivi della rete europea di Carlo V, che intende promuovere cultura e territorio come suoi obiettivi finali. Il premio ha delle finalità molto importanti sin dalla sua nascita: premio per la libertà di stampa e il pluralismo dell'informazione, oggi più che mai necessari, visto quello che è successo a Ostia, dove un giornalista, per poter intervistare e parlare, ha subito anche degli attacchi feroci. Bene, come diceva anche il ministro Minniti, la democrazia è collegata all'informazione, e se non c'è informazione non c'è luna, e quindi se non ci sono queste non c'è neanche la nostra libertà. La giuria del premio, presieduta dal prof. Rino Caputo dell'Università Tor Vergata, ha invitato alla cerimonia di premiazione i giornalisti Francesco Giorgino del TG1 RAI, Goffredo Buccini, editorialista del Corriere della Sera, Massimo Sebastiani, caporedattore centrale dell'ANSA, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, Desio Cristalli, direttore della Gazzetta di San Severo. Presidente onorario del premio, il professor Cavalier Hafez Haidar, docente presso l'Università di Pavia e candidato al premio Nobel per la pace. E spero di portare un po' di luce in questo mondo ottenebrato dell'odio, della violenza e dell'indifferenza dell'uomo. Io ho lavorato 36 anni nel campo dell'editoria, ho scritto diversi romanzi che racchiudono le tre religioni monoteistiche, senza creare differenza tra una religione e l'altra, senza parlare male di nessuno, ma unire, perché tramite il dialogo e la cultura possiamo arrivare a costruire un mondo migliore. Poi un'altra cosa importante è quella di attuare una politica non discriminatoria a favore dei giovani, anche degli immigrati, ovviamente tenendo conto di dare posto di lavoro ai giovani italiani per prima, perché i disoccupati sono tanti, bisogna aiutare i giovani italiani per ora, diciamo, e questo per me è il principio fondamentale per costruire una nazione veramente florida e anche a livello universale. L'Italia ha bisogno dei giovani più che mai. Sabato 18 novembre, nell'auditorium del Teatro Giannone di San Marco in Lamis, i giornalisti invitati alla premiazione hanno ricevuto il saluto di autorità, studenti e cittadinanza. Domenica 19 novembre si è svolta ad Apricena, presso le cantine Le Grotte di Pasquale dell'Erba, la cerimonia di premiazione. L'evento è stato organizzato con il patrocinio della Regione Puglia e dei comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.